Allora, sono qui con il milionario al bar Osteria La Quercia che adesso risponde. Buongiorno a tutti, sono molto contento oggi di rispondere un pochino ad alcune delle vostre osservazioni e domande, e in particolare oggi mi voglio focalizzare sulle osservazioni di carattere anche un pochino più generale, legati un po' al tema, legati anche forse a me, legati anche in qualche modo al mondo forse che sto cercando di farvi conoscere progressivamente, ed è sempre bello vedere che tutti questi generi di commenti, ma anche osservazioni, fanno capire in ogni caso che c'è un'attenzione e soprattutto un interesse per questo mondo, cosa che in ogni caso fa sempre piacere, al di là che siano commenti più o meno positivi. Adesso ne leggo diversi, ovviamente, che ho ricevuto durante il corso di questi video e sarò contento di analizzarli insieme per farvi capire come li vedo dalla mia prospettiva personale, diciamo, ok? Bene, cominciamo col primo, ovviamente se gli occhi vanno in giù è perché sto ovviamente leggendo tutto quello che hanno. Allora, cominciamo col primo che era interessante perché è stato detto che milionario non potrebbe neanche vendere del formaggio, del caciocavallo, mi sembra di aver letto sul mercato. Beh, allora, forse una cosa che si dovrebbe sapere sul tema è che io da parecchio giovane ho anche venduto cosmetici per telefono. Non basta, li ho venduti in 6 nazioni, in almeno 4 lingue e con esiti di mercato da ragazzino, che faccio un lavoro d'estate in pratica, non poco importanti. Voglio dire, mi sono pagato anche dei bei soldi, onestamente, ed è stata soprattutto un'esperienza di prima vendita che ho fatto con il telefono e con un mezzo, diciamo, che mi dava l'opportunità di essere dappertutto. Quindi, che poi non vende i caciocavalli o come è stato probabilmente detto in questo commento, ok, ammetto anche che preferisco vendere cose più remunerative. E i cosmetici ai tempi erano cose più remunerative. Ma anche oggi, se ci pensate bene, perché guardate tutti i canali di shopping che ci sono oggi, vendono tante cose, anche i formaggi, tra parentesi. Quindi un po' di esperienza di vendita ce l'ho, che poi si è raffinata anche nel corso del tempo, perché ogni volta che mi presento, io vendo sempre qualcosa. E soprattutto vendo me stesso. Questo è un punto molto importante se volete fare soldi. Voi vendete sempre voi stessi quando vendete qualcosa, quindi pensateci bene. Poi, un altro commento che ha preso la mia attenzione in particolare, in base a come è scritto, sto allucinando, questi consigli non sono reali, sono fantasiosi o non frutto tanto di realtà. Mi spiace dire quanto ho detto, è esattamente tutto frutto di realtà, di lavoro e soprattutto di sforzo e di forza anche innovatrice, in ogni contesto e età della mia vita fino a ora. Ci ha voluto anche del pensiero e anche del coraggio per fare certe cose, quindi devo essere sincero, non ho detto cose che non sono capitate. Sono capitate e so anche di altre persone che hanno anche fatto cose più intense forse delle mie, o diverse nelle forme, ma ci sono, e sono tante storie, perché non ho l'esclusività di avere l'unica storia giusta. Per cosa vuol dire giusta, in realtà? Perché poi è giusta per ciascuno di noi, o per il nostro contesto, o per i tempi. Quindi, questo volevo dirlo, perché se uno dice allucino, perché così, scusate la pronuncia, allucino, o allucino, non lo so esattamente, ma sarebbe I hallucinate, praticamente. No, non è proprio il caso di pensare quello, in realtà è proprio così. Poi c'è stato qualche commento interessante sul fatto che le dico che cose sono banali. Fa piacere, perché significa che chi ha ascoltato queste cose le ha trovate parecchie vicine a cose che sa già. Solo che non mi rivolgo soltanto a un pubblico di esperti, mi rivolgo a un pubblico molto più generale, dove ci sono veramente persone che non conoscono diverse cose e che trovano l'occasione, quando vedono un mio video, o si sentono il video mentre, per esempio, che ne so, fanno qualcos'altro, perché non mi vedono in faccia, magari ascoltano solo suono, ma hanno sempre l'occasione di imparare almeno qualcosa, o di avere perlomeno la mia esperienza a disposizione, per il poco che serve,
e per quanto possa ispirare anche le persone. Quindi sono contento se qualcuno dice che è banale perché forse è vicino a cose già note, ma vi assicuro che c'è tanta gente che rimane stupita. E poi sapete, il vero segreto è di non stupirsi mai, sempre avere l'opportunità anche di risentire cose già note perché sono validate, perché sono conosciute, perché le riapprenderete ogni volta in tempi diversi della vita, con basi diverse della vita. Quindi anche quello che sapete già può essere in una nuova versione, in inglese direi reloaded, quindi o revisited, rivisitato in pratica. Quando Steve Jobs, per esempio, ai tempi aveva inserito l'innovazione del mouse, cioè di quella periferica che si collega ad un computer per permettere di vedere un puntatore su uno schermo che si muove e può, oggi si dice cliccare, cioè praticamente selezionare un oggetto, spostarlo, fare disegni, semplificare enormemente le attività, si giudicava ancora la necessità di un tale dispositivo confrontato all'uso delle cosiddette scorciatoie da tastiera, cioè premete due tasti e a ogni coppia di tasti o combinazioni generali di tasti ordinata vi dava delle azioni precise. Si discuteva ancora di quello in un certo contesto. Oggi è la norma, è considerato semplicemente di uso corrente. Quindi voglio dire, bisogna discutere bene questo tema. Valuterò seriamente di fare un video di questo tipo, perché vale veramente in tantissimi contesti. Io mi sono riferito ora al contesto della tecnologia, ma pensate all'innovazione di prodotto, all'innovazione dei servizi, a come produrre cose nuove, che poi la gente potrà anche comprare. Dovete sempre fare cose per cui la gente è disposta a pagarvi, quindi pensate alle innovazioni di questo tipo, anche non per forza che funzionino immediatamente, possono anche funzionare tra poco tempo, si tratterà poi di indovinare il tempo di mercato, ma diciamo che avere qualcosa che veramente è un'innovazione è già importante, perché può farvi diventare anche miliardari, eh? Pensateci bene. Poi un altro, diciamo, dei commenti simpatici è che io sia quello che si chiama un tarocco. Ora io so che esistono le arance tarocco, ma poi l'ho verificato nei dizionari di lingua italiana e adesso è chiaro il significato, soprattutto legato al fatto che chi l'ha detto ha detto non c'è causa morale nella sua vita, sembra, a parte brutto, un morto in vita addirittura è stato scritto. Ci sono diversi aspetti di questo commento che posso capire, nel senso che per diventare ricchi non è necessario avere morale. Non esiste il capitalismo etico, tanto per essere chiari. Cioè, sarebbe come chiedere di avere lo strutto dietetico, cioè un prodotto che veramente deve contenere una necessità di prendere i soldi da altre persone o società e portarli nelle vostre tasche. E questo tecnicamente non sarebbe etico, secondo alcuni giudizi. Secondo me è etico nel momento in cui questo è scambiato correttamente per beni e servizi. Ma è un'opinione e non me ne frega nulla. Si tratta di un'opinione che posso lasciare com'è, però è una cosa che facciamo quando compriamo, andiamo a fare la spesa, quando compriamo qualsiasi cosa. Allora lo facciamo sempre in realtà. E il mondo prosegue proprio su questa base, quindi voglio dire, si fa. E chiaro anche ed evidente che poi il lavoro che si fa può avere conseguenze di ogni tipo. Basta pensare ad esempio a chi fa un'innovazione scientifica magari nei settori energetici. Per esempio uno che trova, una persona che trova un meccanismo per produrre molta più energia. L'energia può essere usata in tantissimi settori. Può essere usata per produrre elettricità, cioè ulteriore energia verso le case, può essere utilizzata anche, tuttavia, per esempio nell'ambito militare, ad esempio a effettuare esplosioni molto più grandi, ad esempio, o molto più detonanti, oppure con maggiore potenza. Dipende l'uso che ne fate, quindi, voglio dire, da questo punto di vista non si può, diciamo, avere un'idea immediata delle conseguenze attuali e future di quello che farete, perché non è solo il mercato a decidere, saranno anche le innovazioni e anche tutto quello che
capita al di sopra delle vostre conoscenze o anche degli usi che se ne faranno in futuro. Quindi consiglio fortemente di mettere da parte questa componente, anche perché se no tante scoperte non sarebbero state fatte oggi. Quindi, e anche scoperte di beneficio. Poi, sulla definizione di brutto, morto in vita in qualche modo, chiaro, io non sono mica una top model, ma va bene anche così. E poi, morto in vita, mi sembra di essere vivo. Poi, un morto in vita mi sembra una contraddizione. Quello che nella retorica si chiama ossimoro. Lo prendo così com'è. Poi, voglio dire, i video sono registrati, ma la mia voce è quella vera. Non è doppiata da una I, per cui io sono vivo, non sono morto, per fortuna. Bene, andiamo a un altro commento simpatico che è stato inviato, cioè: come puoi pensare che un milionario vada in un posto di questo tipo? In particolare il fatto che io venga anche, oltre ai tantissimi posti, anche appunto qua, un posto che secondo questa persona è classificato in un certo modo, forse non corrispondente al rango di un milionario, probabilmente, secondo quello che ho capito. C'è da dire che innanzitutto, per quello che so, anche altra gente va in posti non per forza conosciuti, proprio per non avere, diciamo, la necessità di uniformarsi. Questo è un primo punto. Il secondo, vogliono avere l'esclusiva del posto più bello senza farlo troppo sapere agli altri. E poi, ogni persona si trova bene dove pensa di trovarsi bene. E ripeto, io mi trovo benissimo anche in posti cosiddetti più altolocati, come mi trovo bene anche senza problemi per strada, oppure in un parco, per esempio, oppure ancora in una palestra, oppure ancora in un qualsiasi contesto, purché io stia bene nella mia pelle. Questo è il punto fondamentale, e quando io sto bene nella mia pelle, sono me stesso, ed è quanto basta. Poi è chiaro che io vado anche in posti tecnicamente denominati più altolocati, ci vado anche, solo che, vedete, non lo vado neanche a dire per forza, è per me, capite? Poi, un giudizio relativo ovviamente ai vestiti, perché giudicato dalle camicie che si mette o comunque da come si veste, si vede che gli investimenti non hanno reso poi così tanto. Bene, allora, il giudizio sui vestiti è sempre un giudizio personale, perché come noto io non ho l'esclusività del buon gusto, non è detto neanche che abbia nessun gusto estetico, personalmente non mi interessa nemmeno, perché io sono io sempre e in ogni caso. E poi c'è un punto che secondo me è stato dimenticato: io preferisco impressionare le persone in un altro modo, per come sono io personalmente, per il mio cuore, per la mia capacità di aiutare le persone, di essere realmente una persona genuina e autentica. Poi, sapete, se poi io non ho quello che si chiama un buon gusto, ma io non ho mica problemi a chiedere ad una stilista oppure a una consulente d'immagine di aiutarmi. Magari, chissà che non la trovi il secondo dopo e faccia anche qualcos'altro. Per cui, e poi se c'è, può anche candidarsi e dire ti voglio aiutare. Certamente, voglio dire, sempre così, perché ovviamente io non ho l'esclusiva di sapere tutte le cose e io non so niente di gusto estetico, non ho gusto estetico personalmente, però io so essere una persona che riconosco agli altri di averne molto più di me, di ascoltare come Dumbo, avere due belle paglie di orecchie, ascoltare e anche fare che cosa dicono. Questa è una cosa che forse mi aiuterà ad avere anche più buon gusto in futuro, quindi ci si lavora come sempre. Io preferisco impressionarle in altro modo, le persone, personalmente anche le donne, perché è tanto bello impressionarle anche per altre qualità. Poi le donne sono sempre più graziose, esteticamente più preparate quando vengono a appuntamento, quindi io do sempre la loro esclusività su questo, è normale. Poi
C'è stato un altro commento interessante di qualcuno che ha detto: ma come mai Juventus si guarda in giro ogni tanto come se dovesse aspettarsi di ricevere qualche pugno, l'ho tradotto qui, punch, in ogni momento. Prima di tutto io ho degli occhiali specifici che mi permettono di vedere un pochino meglio e alle volte devo guardare intorno. E poi c'è anche un punto che se non avessi gli occhiali sarei letteralmente cieco, perché sono occhiali con una forte componente di correzione, non soltanto ottica ma anche di quantità di gradi di visibilità, per cui se qualche volta vedo storto, pazienza, fa parte magari di qualche difetto fisico che uno può avere nella vita. Ma sapete quanti hanno difetti fisici nella vita? Tanti, e magari non si sa quali sono, per cui vi chiederò scusa se l'occhio andrà ogni tanto un po' di qua, un po' di là. Quello che però conta è che io realmente dia i contenuti a voi e soprattutto che sia me stesso quando faccio i video. Questo è sicuramente la cosa, a mio avviso, più importante. E poi, quando guardo in giro, alle volte capita che il mio cervello voglia anche guardare se ci sono opportunità o si osservino dei dettagli, perché saper osservare è una di quelle qualità che possono rendervi estremamente ricchi. Osservare i problemi attuali, le cose attuali nel momento in cui si verificano e trovare delle idee a partire da quello che osservate. Un po' di capacità di osservazione può rendervi molto molto ricchi. Provate a usarla e pensateci su questo tema, perché se guardaste quante invenzioni sono state fatte in questa maniera, ve ne rendereste conto. Poi, veramente c'è qualcuno che pensa che tu sei ricco quando hai 1 milione e puoi essere chiamato milionario? Beh, allora, bisogna chiarire il fatto che la definizione di milionario significa che possiede in qualche modo, cioè con un conto bancario oppure con oggetti di valore corrispondente, quelli che chiamano gli assets in pratica, un valore vendibile immediato pari o superiore a 1 milione di una moneta. È chiaro che io non mi riferisco agli yen, perché 100 yen non hanno un valore abbastanza corrispondente, diciamo, a un dollaro americano o a un franco svizzero o a un euro, e infatti si calcola con 100 yen. Quindi io quando dico milionario mi riferisco a un milionario in dollari americani, franchi svizzeri, euro, sterline inglesi. Queste sono le valute che considero, diciamo, tra le più importanti, nel senso che danno un'idea di cosa intendo dire per milionario. E poi in questo aspetto chi ha 1 milione di questo è milionario tecnicamente, e chi è plurimilionario ne ha almeno 2. Questo è per definizione da dizionario. Poi c'è stato un altro commento simpatico che dice: per favore comincia da zero e poi ne parliamo. Io l'ho fatto, ma c'è tanta gente anche che lo fa per fortuna e non tutti lo dicono, per cui voglio dire. E poi c'è anche da dire una cosa: si parte da zero dal punto di vista della nascita, ma non si parte mai da zero dal punto di vista delle abilità e dal punto di partenza col quale cominciate a fare qualche cosa. Si parte sempre da qualcosa in realtà, anche di molto di basso livello, ma si parte da qualcosa in realtà. Quindi questo è un punto che non è neanche possibile dire proprio partire da zero, si parte sempre da qualcosa, a meno che non siate dei neonati letteralmente, ma anche il neonato non parte da zero, perché quando impara a parlare, a provare a pronunciare dei suoni, ha ascoltato dei suoni prima, se ha ascoltato, o ha imitato dei segni, se non ha potuto ascoltare, ed è così che uno impara anche l'alfabeto muto, per esempio. Quindi si parte da qualcosa in realtà, non è che si parte da zero, per cui forse l'idea di questo commento è dire: prova tu a farlo nella mia stessa posizione. Non posso mettermi nelle persone, purtroppo, ma posso fornire aiuti e posso fornire motivazione e soprattutto spunti di riflessione importanti per arrivarci. Questo lo posso fare in ogni caso. Poi c'è stato qualche commento simpatico che ha detto: piuttosto di essere come milionario,
vorrei dire nella foresta. È una tua scelta. La foresta è un bel posto, col bosco, c'è tanto verde, ci sono anche tanti animali, c'è anche la possibilità, dove c'è frutta, eventualmente di coglierla. Non bisogna dimenticarsi che se poi uno vuole vivere di più nel bosco deve anche sapersela coltivare, o comunque deve sperare di essere in un posto dove ce ne sia abbastanza per tutto l'anno e per più anni. Di seguito si può fare, assolutamente. Posto a posto sicuramente utile per respirare molto ossigeno e per essere fuori da un contesto denominato urbano. Si può anche fare, voglio dire. E inoltre i valori del denaro sono nettamente differenti in quel contesto, perché ci sono altri valori importanti quando si vive in un bosco, ma devono essere applicati. E oggi il denaro compra molte cose, quindi bisogna tenere in conto di come ottenere queste cose, e comunque richiede in ogni caso lavoro e abilità. Quindi è una scelta e bisogna semplicemente imparare a fare meglio per appunto vivere in un bosco, e quindi si può anche fare, ma è come vivere in un'isola, è come vivere in una nazione, è come vivere anche in un contesto anche di grandi città dove ci sono situazioni molto diverse da altre città. Immaginate provare a vivere, per esempio, facendo un esempio italiano, mettiamo a Milano oppure a Roma, e provate per esempio a vivere per esempio a Cuneo, oppure che ne so, magari a Pistoia, oppure a Pescara magari, oppure ancora oppure per esempio a Potenza o Matera. Cioè sono contesti differenti e posti che hanno risorse differenti, non si può confrontare fra di loro, dovete sapere, ne ho citati alcuni per diverse caratteristiche, diciamo, ma vale anche qualsiasi confronto anche in altre regioni, ad esempio vivere a Zurigo, vivere a Lugano, o vivere a Londra, a New York, o San Francisco, oppure ancora a Mosca o San Pietroburgo, o a Dubai. Fate voi la scelta, diciamo, eh? Così potete capire l'importanza di scegliere il vostro contesto, quindi imparate a valutare tutti i contesti, perché è sempre molto importante. Poi un altro commento simpatico è stato: io penso che il milionario sia venuto in Svizzera non per lavorare ma per mangiare. Allora, diciamo che sicuramente la qualità che uno ha e che uno può avere in certi contesti è sempre relativa al contesto in cui uno si trova, e comunque non si può dire che non ci siano posti dove si mangia molto bene in Svizzera, così come in Italia, così come in tante altre nazioni al mondo. Quindi se uno può mangiare e lavorare, penso che le due cose vadano molto bene. E poi ognuno ha le sue passioni e anche i suoi desideri, quindi voglio dire, ognuno può anche scegliere, diciamo. E poi c'è anche da dire una cosa, che alle volte quando si mangia anche magari troppo caviale o troppo champagne, ci sono anche quei giorni in cui una persona desidera banalmente avere la zuppa del giorno oppure qualcosa di totalmente diverso, perché è diverso da quello che uno mangia abitualmente. Pensateci, perché questo è un fattore anche interessante da valutare prima di dire appunto perché. Qui c'è stato un altro commento appunto su, diciamo abbastanza parallelo, quando dice: sembra che sia qualcuno che parli e poi non dica nulla. Anche qua di nuovo il tema dell'ovvietà, in qualche modo, di dire sembra che non dici niente perché per me queste cose sono già note. Bene, cosa buona, ma tieni sempre presente che ci sono altre persone che non per forza sanno quello che sei tu. Quindi per quelle persone magari quello che dico è veramente nuovo e si impara qualcosa. E se uno lo sa già, è una conferma, e questo dovrebbe essere un elemento di aiuto, non un elemento di osservazione negativa. Giusto? Perché non tutti sappiamo tutto e non tutti sappiamo le stesse cose, se no non saremmo diversi. Poi, c'è anche stato un commento molto simpatico sul tema
diciamo, legato un po' al mondo del etilico, si dice, perché è legato al mondo dell'alcol, quando viene detto levategli il fiasco. Allora, vedete che cosa bevo io normalmente? Bevo acqua. Normalmente io, quando faccio i video, non bevo niente di alcolico, perché voglio essere veramente sicuro di avere abbastanza focus, di dire delle cose giuste. Per cui levategli il fiasco, di nuovo, commento simpatico, pensando che quello che dico possa essere forse legato a una forte dose di euforia, oppure di simpatia, oppure di sorriso, ma non viene dal vino, anche se si dice in vino veritas, perché chiaramente uno perdendo più coscienza poi fa emergere lati personali magari non così troppo conosciuti, neanche a se stessi. Peccato che io non bevo abitualmente, non sono tipo, quindi non si può applicare questo genere di commento a me, quindi non potrete levarmi il fiasco. Poi finiamo con ultimi tre commenti che ho in lista, diciamo, di questa categoria che fa capire l'importanza in qualche modo di questi temi, perlomeno come sono stati anche percepiti. Sicuramente con questi video non cambierai la storia dell'umanità. Mica voglio cambiare la storia dell'umanità. È già molto se io riesco a far pensare alla gente riguardo questi temi e che faccia riflettere. Per me è già molto. Cambiare la storia dell'umanità, davvero devo cambiarla? Davvero devo farlo io? Davvero deve essere fatto solo da una persona? Credo proprio di no. E poi in questo contesto ci sono cose anche di notevole importanza sulle quali bisognerebbe cambiare la storia dell'umanità, per cui non è neanche un mio obiettivo. Se porto la gente a riflettere e a fare qualcosa di meglio nella propria vita, quello è già un'enorme soddisfazione. Poi se questo cambierà la storia dell'umanità, lo giudicheremo in futuro. Forse non sarò neanche più qua a giudicarlo, lo giudicheranno chi verrà dopo di me. Normale, no? Poi, qualche altro che ha commentato dicendo il milionario non diventerà mai miliardario, o bilionario, dico io, anche se il sultano del Brunei lo includerà nel testamento. Se il sultano del Brunei sarà contento di includermi, sarò contento. Tuttavia, non è che ne abbia tutto sto bisogno immediato. Se poi vorrà investire, volentieri. Ma, voglio dire, sarebbe bello che ci potessi diventare miliardario con le mie forze, con le mie capacità. Poi il testamento è sempre benvenuto in ogni caso, ma considero questa via meno realistica, e considero la via più realistica che lo diventi con qualche idea ancora migliore. Secondo me ci arriverò prima. Poi l'ultima domanda o osservazione, diciamo. Io ho già incontrato due o tre milionari che si preoccupa in particolare quando già il prezzo delle mele aumenta da 2 a 2,20 euro, secondo quanto è stato detto. Penso che milionario sia farlocco, io ho tradotto in inglese bullshit. Allora, c'è un punto importante sul tema dei prezzi. Chi alza i prezzi davvero? Non li alza soltanto l'imprenditore che deve pagare le persone, ma li alza anche il mercato, li alza anche la catena del valore, cioè chi produce, chi rivende o distribuisce e chi vende al cliente finale. Tutto questo è un forte riassunto di quella che si chiama la catena del valore, in inglese si chiama la value chain, ed è anche il motivo per cui i prezzi possono diminuire, aumentare. Uno dei tanti motivi, dico, per essere chiari. E quello quindi che vi dico è che se da una parte c'è chi si preoccupa dell'aumento prezzi, anche se non fosse milionario, c'è anche chi lo usa per arricchirsi. Quindi impariamo a usarlo per arricchirci. E non preoccupiamoci, perché se ci preoccupiamo di un aumento prezzi,
Abbiamo anche il grosso problema che non vogliamo veramente diventare più ricchi, quindi usiamo un pochino questo come una leva semplicemente per avere più energie per noi, perché gli aumenti ci sono stati in diversi tempi. Adesso è un contesto dove in certe nazioni in particolare ci sono aumenti molto più forti del previsto o molto più forti rispetto alla storia, diciamo, delle inflazioni, ma ci sono anche nazioni dove questo aumento è relativo e dove ci sono anche contesti dove i prezzi sono stati prima molto più cari che in passato, da una parte o dall'altra e viceversa. Quindi la realtà delle cose è che bisognerebbe imparare a valutare questa situazione dei prezzi a proprio favore. Cioè, la vera domanda è come mi arricchisco, come approfitto di questa situazione per tirare fuori più valore possibile e soprattutto come fare di sorta che io riesca a pagare più velocemente possibile i miei fattori di produzione oppure i fattori anche me stesso, perché dovete pagare anche voi stessi quando vedete qualcosa. Quindi pensateci in merito e capite che il prezzo è la misura di quanto viene scambiato per la vostra abilità. Quando vi dico fatevi pagare, non a caso ve lo dico per il vostro interesse, anche perché è possibile. Quindi perché non alzare i prezzi? Io sono a favore, anzi io li alzerei ancora di più, proprio allo scopo di fare di sorta che tutto il valore aumenti e che finalmente si arrivi a pagare il giusto anche a quelle persone e aziende che non lo ricevono per forza. Quindi bisognerebbe fare una catena che sia profittevole seriamente per tutti. E non dico cifre, dico solo che la vita è un diritto di tutti e bisogna trovare il modo di pagarsi la vita. Come si dice anche in spagnolo, quando c'è un'espressione molto simpatica che è ganarse la vita. Como te ganas la vita significa come guadagni la tua vita. E questa è un'espressione che dovreste pensare nel momento in cui parliamo di prezzi, perché vi permette di guadagnare la vostra vita, i vostri servizi, le cose belle, tutto. Pensateci, eh? Allora, con questo video ho tecnicamente finito questa parte di commenti, sarò molto contento di rispondere ad altri commenti che mi invierete. Per ora vi auguro una buona giornata e a presto.